Un saluto a tutti i nostri utenti di Mondo Napoli. In questa occasione analizzeremo i top e flop degli azzurri per quanto riguarda la sfida disputata contro l'Atalanta e che ha visto protagonisti in positivo e in negativo diversi giocatori. Innanzitutto non possiamo non parlare di Matteo Politano, l'attaccante ex Sassuolo e Inter. Anche questa sera ha fatto in positivo la differenza in quanto è riuscito a sostituire Lozano in questa gara. Molto insidiosa appunto per gli azzurri. Matteo Politano, che infatti è stato protagonista dei due assist, uno propiziando il compagno di squadra Zielinski, l'altro inducendo l'errore l'avversario bergamasco con Gosens, che inevitabilmente ha fatto una torete che ha permesso momentaneamente agli azzurri di tornare in partita contro un'Atalanta straripante. Matteo Politano, che non si risparmia mai per la squadra, nonostante questa sera non fosse al massimo della sua condizione fisica e ha anche rischiato un brutto infortunio a pochi minuti dopo l'inizio del primo tempo, è riuscito quantomeno a dare un minimo di orgoglio ad una squadra spenta e ormai molto molto confusa. Infatti dall'altro lato della medaglia non possiamo considerare i flop di questa partita, che da un lato vedono Bakayoko, ancora una volta il centrocampista ex Chelsea e Milan, ha combinato un mezzo pasticcio, in particolare perdendo palla in un punto nevralgico del campo e propiziando invece questa volta il gol di Muriel, che non aveva bisogno sicuramente del suo errore per segnare, in quanto l'attaccante atlantino era in gran forma. In gran forma invece non è ancora Victor Osimhen. La prima punta di diamante azzurra sembra ancora fuori condizione. E infatti ha praticamente perso qualsiasi duello e qualsiasi contrasto con Romero e Toloi, in quanto i difensori atlantini infatti hanno avuto sempre la meglio. Tra l'altro Osimhen non soltanto dal punto di vista ovviamente tattico, ma anche dal punto di vista tecnico non è riuscito a brillare. Infatti quando prendeva palla non riusciva mai comunque a fare da spunta per i compagni, soprattutto non ha mai visto praticamente la porta difesa da Gollini. Per di più, nei minuti finali del secondo tempo ha anche subito un infortunio abbastanza grave alla testa, che infatti gli ha fatto perdere i sensi per qualche minuto ed è stato infatti poi ricoverato all'ospedale di Bergamo. Fortunatamente il nigeriano si sta riprendendo, ma ovviamente non poteva che finire tra i peggiori in campo proprio per il poco apporto portato alla fase offensiva. Quindi abbiamo analizzato in questo caso i top e flop della partita. Voi continuate a seguirci sui nostri canali social, delle nostre pagine Facebook, Instagram, Twitch, ma anche sul nostro sito, in cui appunto sono presenti gli articoli sui top e flop in maniera più approfondita. Io vi ringrazio e forza Napoli!